Ciao, sono Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality. Zucchetti Hospitality fa parte del gruppo Zucchetti, siamo la software house più importante che c'è in Italia, ci occupiamo di software. All'interno del gruppo la nostra divisione si occupa dei mercati dell'hospitality, della ristorazione, del wellness, dello spa, del benessere. Facciamo parte di questo prestigioso gruppo. Il TTG per noi è sicuramente il punto di riferimento per presentare le nostre soluzioni, far vedere quello che stiamo facendo nell'innovazione, l'incontrare i clienti, perché i clienti sono fondamentali per il nostro business, perché senza i clienti noi non saremmo qui al TTG e soprattutto non ci sarebbero le nostre soluzioni. Quindi negli ultimi anni abbiamo investito tantissimo, anche durante il lockdown non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto nuove soluzioni, abbiamo reinventato le soluzioni per un mercato che è cambiato, ma soprattutto il gruppo, con lo spirito che lo contraddistingue da anni, ha continuato a investire facendo anche acquisizioni. Queste acquisizioni sono poi sono finalizzate a ampliare la nostra offerta, che è già grande, ma soprattutto individuare soluzioni complementari per portare al mercato. Noi vogliamo essere i fornitori di soluzione digitale per i nostri clienti. Questo è il nostro obiettivo, ma è un po' il DNA della Zucchetti. La Zucchetti è sempre stata protagonista per queste soluzioni. Il cliente investe sulle nostre soluzioni, noi investiamo soprattutto con il cliente per una continua relazione sia oggi che in futuro. Oggi noi presenteremo diverse soluzioni nuove, presenteremo le soluzioni di Revenue Management System, che è un'offerta molto importante che va a complemento delle nostre soluzioni. Presentiamo diversi layout grafici, presentiamo nuovi modelli, nuovi software con user experience nuove, quindi anche interfacce molto più gradevoli, più semplici, più intuitive, ma soprattutto facciamo vedere come stiamo investendo pesantemente verso le soluzioni cloud. Il cloud ormai è diventato una richiesta fondamentale del mercato e noi non potevamo non essere, diciamo così, presenti e soprattutto avere tutte le nostre soluzioni con queste tecnologie. Quest'anno è un anno un po' particolare, il mercato purtroppo è cambiato, il lockdown ci ha portato sicuramente a rivedere un po' tutti i nostri processi, le nostre modalità di vendite, l'approccio anche con il cliente, però siamo certi che il futuro è un futuro sicuramente molto importante, molto, ci auguriamo, radioso, perché tornerà il turismo, torneranno anche gli investimenti, ma soprattutto gli albergatori potranno guardare ancora al futuro e soprattutto a investire e a guardare con molta attenzione la tecnologia, perché la tecnologia è proprio determinante per il contatto con i clienti e soprattutto per mantenere le relazioni con i clienti. Noi ci poniamo come fornitore unico, quindi la nostra offerta va dal singolo bed and breakfast al mercato estero alberghiero fino alla catena degli hotel. Quindi tutto questo per passare dai soluzioni per prenotazioni attraverso auto, attraverso prenotazioni dirette, a soluzioni di ristorazione, a soluzioni per la gestione delle camere e arrivare fino al digital marketing, campagne, promozioni, soluzioni di gift card, quindi per possibilità di dare al cliente, da dare all'albergatore e fornire al cliente dei voucher e soprattutto mantenere la relazione con il cliente. Siamo qua al TTG, siamo in Romagna, zona bellissima come tutta l'Italia. In Romagna per noi è un mercato importantissimo, in Romagna ci sono 3.600 hotel, il 40% di questi hotel sono nostri clienti e noi siamo presenti con 3 sedi in Romagna. Da poco abbiamo aperto una nuova sede dove contiamo di inserire 50 persone, stiamo continuando a crescere e ad assumere persone. La divisione Hospitality è nata nel gruppo solo 5 anni fa, ma è diventata veramente un obiettivo importante per il gruppo e in pochi anni siamo diventati il leader di settore. Questo è nel DNA del gruppo Zucchetti, perché quando entra in un mercato il gruppo vuole entrare per diventare leader di riferimento, e noi in pochi anni ci siamo riusciti, quindi attraverso una crescita sicuramente organica ma anche fatta di acquisizione, dove siamo andati sul mercato, abbiamo scelto le soluzioni migliori e soprattutto
siamo riusciti a creare una offerta unica per il cliente, perché il nostro obiettivo è fornire tutto quello che è possibile al cliente. Il messaggio che ci dà anche il nostro presidente è di continuare a innovare con un progetto sicuramente industriale a lunga durata, per continuare a primeggiare sul mercato ed essere protagonista con le soluzioni migliori.